L'ospite di oggi che è il dottor Davide Cenadelli, che è un fisico, ricercatore, viene dall'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, OARDA, un osservatorio con cui noi abbiamo sempre molti rapporti, perché sono stati varie volte ospiti qui a Genova, sono venuti a trovarci. Davide in particolare, anche l'anno scorso, è venuto e ha tenuto una bellissima conferenza. Davide è esperto di evoluzione stellare e anche di pianeti extrasolari, è il suo campo. Fa anche molta divulgazione della scienza, quindi con le scuole, conferenze, convegni, quindi è un divulgatore esperto e brillante, ma ve ne accorgerete anche voi. Ci parla di un argomento assolutamente affascinante, l'esplorazione spaziale, oggi partendo da un fatto recentissimo della scoperta di un pianeta extrasolare che orbita attorno alla stella più vicina a noi, che è Proxima Centauri. E questa scoperta eccezionale ovviamente apre tutto un ventaglio di possibilità e ci fa anche un po' sognare. Quindi non vi lascio altro tempo, vi lascio un attimo le mani e grazie a tutti quanti per la vostra attenzione. Oggi parleremo proprio del possibile futuro dell'esplorazione spaziale, che è quella che potrebbe vederci raggiungere per la prima volta una stella vicina. Proxima Centauri, Proxima, è la stella più vicina al Sole, anche se, come vedremo, non è affatto vicina in termini umani, però è comunque la stella più vicina, e da decenni ci si sta chiedendo se non sia possibile fare quello che non è mai stato fatto, raggiungere con una sonda automatica una stella vicina. In realtà l'idea del viaggio interstellare, anche se è un'idea sicuramente anche relativamente antica, se ne parla a livello così ipotetico, fantascientifico da secoli, è entrata nell'ambito propriamente scientifico negli ultimi 50-60 anni, quando è cominciata l'era spaziale. E possiamo dire che ci sono stati due momenti in particolare in cui l'idea del viaggio interstellare è stata realmente accarezzata dagli scienziati che hanno cercato di capire se fosse fattibile e in che modo. Il primo momento, il primo periodo, è più o meno quello che va dagli anni 60 agli anni 80 del secolo scorso, l'inizio dell'era spaziale vera e propria. Ne parleremo tra poco, ma l'uomo per la prima volta riesce ad andare nello spazio, soprattutto con le sonde, gli uomini, diciamo, in carne e ossa, solo sulla Luna, come sappiamo, e quindi comincia subito a porsi, c'è molta euforia, è un'epoca in cui ci sono grandi conquiste nel sistema solare e ci si comincia a chiedere se è possibile andare al di là. Anche se, come vedremo, la tecnologia non esiste ancora. L'idea però poi passa un po' di moda verso la fine del secolo scorso, del Novecento, perché oggettivamente non ci sono soluzioni fattibili, quindi dopo l'euforia iniziale, così l'idea passa un pochino in secondo piano, ma torna a arrivare tanto alla fine degli anni 90 e soprattutto negli ultimi anni, perché sono stati scoperti pianeti extrasolari. Cioè si è scoperto che esistono pianeti che orbitano intorno ad altre stelle e che non sono pochi, probabilmente nella nostra galassia sono 1.000 miliardi. Di questi ne sono stati scoperti circa 3.000, tra i 3.500 e i 4.000, ma sono quasi tutti ancora da scoprire. Quindi c'è un motivo in più per raggiungere le altre stelle. Oltre alle stelle ci sono anche i pianeti e magari alcuni simili alla Terra. E diciamo così, questo climax ha conosciuto l'apoteosi quando è stato scoperto il pianeta di Proxima Centauri, la stella più vicina almeno un pianeta, magari ne ha più di uno, però uno è stato scoperto. E questo è stato annunciato l'agosto scorso. Quindi è tornata assolutamente sulla bocca di tutti, e in particolare gli scienziati hanno ricominciato a pensare se sia possibile effettivamente progettare una sonda che raggiunga una stella vicina. Allora, di che cosa parleremo quest'oggi? Vi darò in tre argomenti il mio intervento. La prima parte sarà dedicata a una breve, molto breve e succinta, storia dell'esplorazione spaziale fino adesso, non tanto per raccontare dettagli, ovviamente questa cosa da spinsegna richiederebbe ore e ore, se ne potrebbe parlare molto lungo, ma serve a capire cosa abbiamo fatto fino ad oggi, perché se vogliamo progettare il futuro non possiamo prescindere dal passato. Noi dobbiamo cercare di estrapolare al futuro quello che potremo fare, e per capire cosa potremo realmente fare in questo campo dobbiamo necessariamente partire da quello che è stato fatto fino adesso per vedere qual è il trend, la possibile prospettiva.
Dopodiché, una volta capito che la nostra nuova frontiera saranno le stelle vicine, ci chiederemo brevemente come sono fatte, ma soprattutto come sono fatti i loro pianeti, cioè cercheremo di capire quali sono i più logici obiettivi di un'esplorazione interstellare e poi l'ultima parte sarà dedicata a capire con quali tecnologie eventualmente riusciremo a raggiungerli. C'è un punto di domanda, riusciremo a raggiungerli un giorno? Secondo me si può anche togliere, nel senso che è praticamente sicuro che ci riusciremo, non si può sapere quanto, ma ne parleremo tra poco. Comincerei con una più breve, un po' più breve rispetto alle altre due parti, dedicata a 60 anni di spazio. Noi siamo andati nello spazio, fa parte dell'immaginario della nostra civiltà, ma proviamo a pensare da quanto stiamo andando nello spazio, da circa 60 anni, con le nostre sonde o con equipaggi umani. Ora, possiamo riflettere un attimo su questa questione, chiedendoci una cosa, anzi mi piacerebbe farvi una domanda. Voi ritenete di vivere in un tempo speciale? Se me lo chiedessero, io direi di sì. Probabilmente se venisse chiesto a ogni uomo che è vissuto nella storia dell'umanità, tutti direbbero di sì, perché erano vivi loro e quindi per loro era un tempo speciale, ovviamente, quindi è vero per tutti in un certo senso. Ma dal punto di vista dell'esplorazione spaziale c'è qualcosa in più. È oggettivamente vero che il nostro è un tempo speciale. Noi siamo andati nello spazio con le nostre sonde e poi con gli uomini nelle ultime due generazioni. Diciamo che gli uomini, l'Homo sapiens, calca la Terra di questo pianeta da circa 200.000 anni, qui siamo al Museo di Storia Naturale, quindi un paleontologo saprebbe dire molto meglio di me la data, più o meno, ovviamente non c'è una data precisa in cui è nato l'Homo sapiens, ma saprebbe magari collocare meglio di me quel mio generico 200.000 avanti Cristo che ho messo solo per dare un'idea. E da che esiste l'Homo sapiens, al 1957, due generazioni fa, gli uomini sono sempre stati attaccati a Terra e non hanno mai spedito nello spazio niente. Non hanno mai visto la Terra dal di fuori. Nel 1957 comincia l'era spaziale e quindi due generazioni non sono niente nella storia dell'umanità. Noi siamo all'inizio di un'avventura che ci porterà lontanissimo, anche se è difficile dire adesso fino a dove, ok? Ma un po' di ottimismo è giustificato. In 60 anni che cosa abbiamo fatto? Beh, primo abbiamo spedito sonde in orbita. Farò una brevissima storia, ma per punti essenziali, per far capire le tappe più importanti. Il primo satellite artificiale Sputnik 1, lanciato nel 4 ottobre 1957, segna simbolicamente, c'erano stati dei razzi, dei tentativi prima, ma segna simbolicamente l'inizio dell'era spaziale. È un grandissimo risultato questo satellite sovietico, che ha grandissimo risalto sui giornali di tutto il mondo. Gli americani cominciano a guardare il cielo con un po' di preoccupazione. In questo periodo siamo in piena guerra fredda, naturalmente. Forse non è un caso che in America si vedono proprio in questo periodo tantissimi dischi volanti, non lo so. Comunque, proseguiamo. Passo successivo, ovviamente, primo uomo in orbita. Anche qui si potrebbe raccontare di più o di meno, ma almeno il nome lo conosciamo tutti, Gagarin, sulla Vostok 1, questa piccola, molto claustrofobica anche, sonda, non so veramente che coraggio deve avere quest'uomo per farsi rinchiudere in una cosa del genere che è stata sparata in orbita con la tecnologia dell'epoca, comunque sicuramente aveva tanto. Passiamo poi al passo successivo, che naturalmente non può che essere la Luna. La Luna viene raggiunta dagli uomini, ma prima da sonde automatiche, e i passi essenziali li ricapitoliamo brevemente. Allora, c'è una serie di sonde sovietiche che per prime raggiungono la Luna. Sono le sonde della serie Luna. Credo che in russo Luna, mi sembra si pronunci Luna, ma non sono sicurissimo, quindi io dico Luna. E abbiamo nel gennaio 1959 la prima sonda che lascia l'orbita terrestre, la Luna 1, che si avvicina sfiorando la Luna da 6.000 km di distanza. È il primo oggetto costruito dall'uomo che si allontana non dalla Terra, perché in orbita ci avevamo già andati, ma dall'orbita terrestre. E poi, sempre quell'anno, un vero annus mirabilis per l'esplorazione dello spazio, la prima sonda raggiunge la Luna. La Luna 2 si schianta sulla Luna nel settembre 1959. Non si schianta perché è andato storto qualcosa, si schianta perché era previsto che si schiantasse fin dall'inizio. Non c'era ancora la tecnologia per frenarla, ma in un'epoca in cui chiaramente le due superpotenze c'era una gara evidente per arrivare per primi fin dove era possibile, appena i russi hanno avuto la tecnologia per mandare una sonda sulla Luna, l'hanno fatto, non si sono posti troppo il problema che dovesse anche frenare. L'importante era il primo manufatto umano che tocca un altro corpo celeste.
E nell'ottobre di quell'anno la prima sonda, sempre una sonda sovietica, che fa un giro intorno alla Luna, e questa è in assoluto la prima fotografia ripresa della faccia nascosta, quella faccia della Terra non si vede mai e che nessun uomo nella storia dell'umanità aveva mai visto, perché la faccia che rimane sempre nella direzione opposta alla Terra viene fotografata per la prima volta dalla nostra sonda. Dopodiché se ne susseguono molte altre, ma il passo successivo importante e significativo viene nel febbraio del 1966, quando la sonda Luna 9 è la prima ad atterrare sulla Luna, cioè a scendere dolcemente sulla Luna e fare le prime analisi scientifiche, quindi un altro successo epocale. Quindi un'impressionante serie di successi sul versante sovietico, a cui poi fa da contraltare verso la fine degli anni 60 la molto nota esplorazione umana dello spazio, che invece diciamo vede la ribalta, il versante opposto, gli americani. Nel dicembre 1968 abbiamo i primi astronauti che fanno un giro intorno alla Luna, che vedono con i loro occhi la faccia nascosta della Luna, e non è una semplice fotografia ripresa da una sonda. Questa è una immagine celebre, Earthrise, il sorgere della Terra, ripreso da William Anders, uno dei tre astronauti, il giorno di Natale del 1968, quando, dopo aver fatto il giro intorno alla Luna, riemerge dall'altra parte e vede la Terra spuntare. Questi uomini sono i primi in assoluto che rimangono fuori contatto rispetto alla Terra. Quando sono dietro la Luna per un tempo breve, qualche decina di minuti, non hanno la possibilità di vedere e anche di comunicare con la Terra, perché c'è il corpo lunare davanti. E quindi loro è sicuramente una sensazione di solitudine, che è un passo in più rispetto a quello che è stato fatto finora, forse come i navigatori del passato, però sono fuori dalla Terra, sono nello spazio. Fanno veramente un passo in più, mettono un tassello ulteriore. Possiamo immaginarli forse un po' preoccupati quando sono sull'altro lato della Luna per questo breve tempo, non sanno, non vedono la Terra, diranno male, spunterà di nuovo, la Terra la vedremo ancora, però forse erano anche piuttosto euforici perché, come hanno lasciato scritto uno di loro nelle sue memorie, quando sono riusciti sull'altro lato della Luna e hanno visto la Terra, volevano dire alla base terrestre che sul lato opposto della Luna avevano visto un monolite nero piantato nel suolo lunare, era appena uscito 2001 di sé nello spazio, ok? Proprio quell'anno. Però poi, insomma, per non passare alla storia con i primi burloni spaziali, hanno deciso di lasciar perdere e non hanno detto niente, ok? Sono stati seri. Poi abbiamo nel luglio 1969 i recenti per il primo impronte sulla Luna, i primi uomini sulla Luna, ne abbiamo 12 uomini che camminano sulla superficie lunare tra luglio 69 e il dicembre del 72, 6 missioni, l'Apollo dall'11 al 17, tranne il 13 che per un guasto deve rientrare, che lasciano le loro orme sulla Luna, che naturalmente sono ancora là, visto che sulla Luna non c'è erosione, non c'è l'atmosfera, nulla le ha cancellate e rimarranno lì per tempi lunghissimi. Questo è un altro, forse il più iconico fra tutti i passaggi dell'esplorazione spaziale fatta finora, e possiamo vedere anche un paio di filmati, ve li faccio vedere, perché sono due filmati dell'Apollo 17, l'ultima delle missioni che ha portato uomini sulla Luna nel dicembre del 1972. Il primo è un filmato degli astronauti e l'altro è quello della partenza del modulo di allunaggio dalla superficie lunare. C'è anche un audio e siccome io non ho le casse, ma la sala non è grandissima, se alzo al massimo il volume del mio computer credo che si senta, e vediamo i due astronauti ripresi da delle telecamere piantate sulla Luna che con circospezione, forse anche un po' di paura, si aggirano sul suolo lunare. E sono molto contenti di trovarsi sulla Luna. Tra l'altro uno dei due è proprio morto poche settimane fa, uno dell'unico equipaggio dell'ultimo Apollo. E vediamo poi invece l'ultimo momento in cui ci sono gli uomini sulla Luna, cioè la partenza del modulo con questi due astronauti a bordo, prima ripreso dalla superficie lunare e poi ripreso dal modulo stesso in cui si vede allontanarsi la superficie del nostro satellite.
Benissimo. Allora, qui avete visto, ripreso dalla Luna, prima dalla telecamera automatica che è stata lasciata sulla Luna, ovviamente non ha lasciato un astronauta sulla Luna a riprendere immagini, e poi dal modulo di partenza. Dal 72 non è tornato più nessuno sulla Luna, perché sono venute meno la spinta dovuta alla nuova frontiera. Ci potremmo tornare, la tecnologia lo permetteva già allora, ma un'impresa così costosa, diciamo, non è facile da mettere a base d'oggi, in cui non c'è più bisogno di dimostrare la propria supremazia, ragioni extrascientifiche tipiche dell'epoca. Però brevemente diciamo qualcosa anche sull'esplorazione del sistema solare, perché già mentre si cominciava a esplorare la Luna, pochissimi anni dopo, comincia anche l'esplorazione dei pianeti del sistema solare. E possiamo distinguere due fasi. Una prima fase, che è quella che vede le sonde raggiungere almeno una volta tutti i pianeti, alcuni anche più di una volta, la fase pionieristica, che dura dal 61, come vedremo, prima esplorazione dallo spazio di Venere, all'89, quando viene raggiunto per la prima volta, e finora unica volta, Nettuno. Poi abbiamo una seconda fase, che è quella del consolidamento. Prima le sonde sono riuscite almeno a vedere tutti i pianeti per una volta, passandoli vicino, poi cominciamo a esplorarli in dettaglio, e quindi l'invasione di Marte da parte delle sonde terrestri, le missioni di lungo periodo su Giove e Saturno e l'esplorazione dei corpi minori, quindi l'ultimo, buon ultimo Plutone. Brevissimamente, fasi salienti, diciamo, le prime sonde interplanetarie raggiungono il pianeta, non a caso, più vicino, che è Venere, e la prima è nel maggio 61, la sonda sovietica Venera 1, che diviene la prima sonda interplanetaria, la prima a andare oltre l'orbita lunare, passando a 100.000 km da Venere. E la prima sonda anche a toccare un altro pianeta del Sistema Solare sono le sonde Venera 3 e 4, che cadono su Venere nel settembre-ottobre 67. Cadendo su Venere, seppure schiantandosi, la Venera 4, ma forse anche la Venera 3, con cui sono stati persi i contatti, sono i primi corpi costruiti dall'uomo che toccano un altro pianeta. E poi abbiamo quindi atterraggi morbidi su Venere, la Venera 7 nel 70 e poi altre sonde sovietiche, le uniche che sono riuscite a riprendere immagini della superficie di Venere fino ad oggi, fino ai primi anni 80, proseguono questa esplorazione riprendendo immagini di Venere. Ci si potrebbe chiedere perché si è cominciato con Venere quando Marte è così tanto più interessante, tanto più simile alla Terra, perché non si sapeva naturalmente. All'epoca si pensava che su Venere, qualcuno pensava che ci potesse essere un oceano addirittura, con qualche forma di vita. Addirittura nei primi anni 60 i russi hanno mandato un segnale radio su Venere per vedere se c'erano dei venusiani che rispondevano. Poi si è capito che è un corpo assolutamente caldissimo, del tutto non adatto ad ospitare la vita. L'interesse cresce per Marte, anche qui abbiamo il primo atterraggio, la sonda sovietica Mars 3 nel novembre 71, il primo atterraggio morbido con immagini e analisi di lungo periodo delle sonde Viking americane invece nel 76. Ma forse l'immaginario dell'esplorazione spaziale fino ad oggi è legato soprattutto all'esplorazione, all'epopea delle due Pioneer e delle due Voyager, Pioneer 10 e 11, le Voyager 1 e 2, sonde americane, che sono le prime a visitare i pianeti esterni del Sistema Solare, i pianeti giganti. Tra il 73 e gli anni 80, tutte e quattro riprendono immagini di Giove, e tranne la Pioneer 10, le altre tre raggiungono anche Saturno, e una sola di esse, la Voyager 2, è la prima e oggi unica sonda ad avere mai osservato da vicino, aver mai fatto un flyby con un orario Nettuno. Nel 1986 la Voyager 2 passa vicino a Urano, nel 1989 vicino a Nettuno, unica finora, e non c'è più tornata nessuna sonda. Ha anche approfittato del fatto che Urano e Nettuno si trovavano nella stessa direzione rispetto al Sole. Visto che questi due pianeti sono lontani e hanno orbite lunghissime intorno al Sole, 84 anni Urano e circa il doppio Nettuno, se sono una da una parte e una dall'altra è scomodo, diciamo, si possono esplorare entrambi e sono allineati ogni 150 anni circa. Quindi la prossima volta avverrà dopo il 2100. Quindi cogliendo questa occasione viene fatta questa prima esplorazione. Allora possiamo chiederci, tutto questo di quanto ha ampliato la nostra prospettiva come uomini? Certo, solo qualche sonda è andata nello spazio per ora, ma proviamo a considerare. Il volo umano ci ha portato sulla Luna. Fino a pochi decenni fa l'uomo è sempre stato confinato nei 13.000 km scarsi di diametro della Terra. Andando sulla Luna ha percorso una distanza 30 volte superiore. Ha ampliato,
anche se per ora solo qualche uomo, il suo raggio d'azione di un fattore 30 nelle ultime due generazioni. Per quanto riguarda invece gli oggetti costruiti dall'uomo e l'esplorazione dei pianeti, se paragoniamo la distanza fra la Terra e Nettuno al diametro della Terra, dove prima eravamo comunque confinati, il nostro orizzonte si è ampliato di un fattore 350.000. Tutto questo in 30 anni. 30 anni per la storia dell'umanità non sono niente. Faccio questo discorso per dire un certo ottimismo sul futuro è giustificato. Notate anche che anni sono, fino agli 50-89, dal periodo clou della guerra fredda, primi anni 60, crisi di Cuba, eccetera, al proprio stesso anno in cui finisce la guerra fredda, che tra tanti danni che ha fatto, se vogliamo essere ottimisti, se non altro, ha promosso una, diciamo, una corsa allo spazio che ha dato grandissimi frutti. L'epoca successiva, a cui accenno brevissimamente, quella che vede l'invasione di Marte da parte di sonde di tutte, soprattutto americane, ma anche europee, e via via anche altre potenze spaziali si stanno affiancando, questa è il rover Curiosity, che si trova attualmente su Marte, che in omaggio allo spirito dei tempi si è scattato un selfie sulla superficie di Marte e poi ce l'ha mandato a terra. In realtà sono diverse immagini con cui è stata ricostruita l'immagine complessiva. Abbiamo l'esplorazione di lungo periodo intorno a Giove e Saturno, la sonda Galileo che rimane in orbita per circa 10 anni intorno a Giove prendendo immagini dettagliatissime di Giove e dei satelliti, la sonda Cassini, Huygens, che fa lo stesso con Saturno tra la metà degli anni 2000 ed è ancora là, e tra, diciamo, forse quest'anno o il prossimo anno verrà fatta precipitare su Saturno, ma è a fine missione. E poi abbiamo l'esplorazione dei corpi minori. Basti citare un paio per concludere questa prima parte un po' introduttiva: la cometa Churyumov-Gerasimenko, la cometa con 67P, che è stata visitata dalla sonda Rosetta, dal lander Dawn, e qui, scusate, lander File, e qui abbiamo un altro selfie, che anche questa sonda si è scattata, un selfie con cometa, diciamo, sullo sfondo, si vede proprio i pannelli della sonda, eccetera, e il nucleo cometario dietro, e poi l'importantissima esplorazione, seppure breve, a livello di flyby, del pianeta nano, Plutone, e questo diciamo, nel 2015, un altro punto epocale. Quindi cosa possiamo dire? Quello che abbiamo detto è questo, 30 anni di periodo pionieristico, mettiamo 50-60 da che è cominciata l'esplorazione dello spazio, un enorme balzo in avanti da parte dell'uomo e delle sue tecnologie. Questa immagine è un'immagine forse non bella, ma celebre fra gli appassionati, sicuramente una delle più significative mai ripresa nella storia dell'umanità. È stata ripresa nel febbraio del 1990, quindi ormai da un po' di tempo, dalla sonda Voyager 1, che all'epoca si trovava già molto più lontano da Terra rispetto all'orbita dei pianeti, era oltre l'orbita di tutti i pianeti. Cosa c'è di bello in questa immagine? Esteticamente forse niente, ma c'è un puntino, e questo puntino potete ben immaginare che cosa sia, è la Terra. Un'immagine della Terra ripresa da una distanza superiore alla distanza dei pianeti più esterni. La nostra Voyager, un oggetto grande 2 o 3 metri, che si trovava nello spazio da decenni, si gira verso la Terra, la fotografa ci manda sotto forma di onde radio questa immagine che decodifichiamo e stampiamo. Questa sembra quasi fantascienza, sembra quasi che abbia preso coscienza di sé e fotografi la casa da cui viene, o qualcosa del genere. Quello che è bellissimo, secondo quello che è stato anche il commento di Carl Sagan, che era uno dei sostenitori di questa immagine, tra l'altro astrofisico del secolo scorso, è che questo puntino lì nel nero, siamo 7 miliardi e mezzo, siamo tutti lì, ok? Tutto quello che facciamo avviene lì. Vederlo è molto istruttivo, uno pensa, siamo tutti lì e passiamo la vita a litigare, ok? Secondo me è molto istruttivo, va mostrata una cosa del genere, ci fa capire che forse dovremmo provare a cooperare di più, perché la nostra casa in definitiva è quel puntino. Allora, ora che abbiamo messo un pochino in prospettiva la nostra esplorazione dello spazio, passerei senz'altro al secondo argomento e al terzo che vedremo un pochino più in dettaglio, e cioè, prima di tutto, la nuova frontiera, le stelle vicine e i loro pianeti. Ora che abbiamo capito che in qualche modo il nostro destino anche è scritto nell'esplorazione dello spazio, possiamo chiederci dove andare, quando lasceremo il sistema solare, quali saranno i primi corpi che ci interesserà a esplorare, quali sono le stelle vicine, come sono fatte, hanno o non i pianeti. Allora, la stella più vicina di tutte, come dice il nome, è Proxima Centauri.
dicendo quello che è prossima, in latino vuol dire proprio questo, la più vicina, e si trova nella costellazione del Centauro. Questa stella è una stella che è vicina su scala galattica, naturalmente non tanto su scala umana, infatti dista circa 40.170 miliardi di chilometri, più o meno, chilometro più chilometro meno, d'accordo? La distanza ovviamente non è nota al chilometro, ma più o meno la cifra è quella lì, che corrisponde a 4,25 anni luce. Come forse molti di voi sanno, però diciamo preferisco dirlo in ogni caso, l'anno luce è un'unità di misura della distanza grandissima, è lo spazio che la luce percorre in un anno muovendosi nel vuoto alla velocità costante di 300.000 km al secondo. Quindi se io prendo 300.000 km e li moltiplico per il numero di secondi che sono in un anno, che sono circa 31 milioni e mezzo, ottengo una distanza enorme e che fa circa un anno luce 9.461 miliardi di chilometri. 4 anni luce sono circa quella cifra lì in termini di chilometri. Tanto per darvi un'idea, il Voyager 1, quello che ha ripreso l'immagine di prima, è che attualmente il corpo, l'oggetto costruito dall'uomo in assoluto più distante dalla Terra e sta viaggiando nello spazio da 40 anni, si trova a 20 ore luce da Terra. In 40 anni non è andato neanche a un giorno luce, per dare un'idea di cosa siano queste distanze. Ok? Allora, un pochino, prima di capire come è fatta questa stella e le stelle che le stanno vicine, poi di capire se ci possiamo andare. Allora, la prossima Centauri, mettiamo, questa è una foto più, diciamo, di questo contrario telescopio, pur essendo la stella più vicina al Sole, è del tutto invisibile a occhio nudo, perché è una stella debolissima. Infatti la sua luminosità, quindi tutti questi valori sono rapportati al Sole, è pari a circa tra 1 e 2 millesimi del Sole. Quindi è una stella molto debole, è la più vicina di tutte, ma non si vede a occhio nudo. È una stella che appartiene alle categorie delle nane grosse, stelle particolarmente piccole e fioche. Infatti ha un raggio che è il 14% di quello del Sole, circa un sesto, un settimo, una massa che è poco superiore a un decimo di quella solare, quindi è una piccola stella. E metà paragonabile a quella del nostro sistema solare, un po' più vecchia, 4,85 rispetto ai 4,5-4,6 del sistema solare. Questa stella si trova in cielo vicina ad un'altra stella molto più brillante. In questa foto si vede questo circolino rosso che circonda Proxima, invisibile a occhio nudo, ma vicino c'è la terza stella più brillante del cielo, Alfa Centauri, dopo Sirio e Canopo, è la terza stella più brillante del cielo terrestre ed è così brillante anche perché è circa la stessa distanza di Proxima, e anche lei è la stella più vicina, è solo leggermente più lontana di Proxima. In realtà Alfa Centauri è costituita a sua volta da due stelle, un sistema doppio, due stelle che orbitano una intorno all'altra, la loro distanza è simile a quella del Sole con i pianeti esterni del sistema solare, quindi questa è una stella doppia, e Proxima a sua volta orbita in un tempo lunghissimo intorno ad Alfa Centauri, forse dell'ordine di mezzo milione di anni o giù di lì, ok? E in questo momento sta compiendo una parte della sua orbita che la porta a essere un pochino più vicina al sistema solare. Quindi, come singola stella, Proxima è la più vicina a noi, ma se si considera il sistema nel suo insieme, possiamo dire che il sistema triplo di Alfa Centauri, che comprende le due componenti principali e Proxima, come sistema, è il sistema più vicino al sistema solare. Quindi se vi domandano qual è la stella più vicina al Sole, sia Proxima Centauri che Alfa Centauri sono risposte giuste tutte e due. In un caso ci si riferisce alla singola stella, nell'altro al sistema. E qui vediamo la nostra Proxima paragonata al Sole e le due componenti di Alfa Centauri che invece sono piuttosto simili al Sole. Leggermente più grande Alfa Centauri A, leggermente più piccola del Sole Alfa Centauri B. Se allarghiamo un pochino lo sguardo anche a tutte le stelle vicine, non ci limitiamo al sistema più vicino ma anche a quelle un po' più, diciamo, entro 10-15 anni luce, vediamo che se ne troviamo diverse decine. Qui è stato messo il Sole al centro di questa immagine e sono state messe tre cerchi che corrispondono a distanze di 5, 10 e 15 anni luce rispetto al Sole, e queste sono tutte le stelle che si trovano in 15 anni luce da noi. Ci sono Proxima e Alfa Centauri, che sono queste qua, ma ce ne sono parecchie altre. In totale circa una trentina. Una trentina delle quali però più o meno la metà sono doppie o triple. Quindi come singole stelle ce ne sono circa 50 entro 15 anni luce dal Sole. Come sono fatte queste stelle? Per esempio, qual è la più brillante di tutte?
noi è il Sole, ma la più grande brillante fra le stelle vicine, abbiamo la più brillante, la parola più grande, è Sirio. Sirio è una stella che dista poco meno di 9 anni luce da noi ed è 25 volte più brillante del Sole, quindi è una stella piuttosto cospicua e non casualmente è la stella più luminosa del cielo che noi possiamo vedere da Terra, perché è la più luminosa fra le stelle vicine e se volete vederla questo è il periodo giusto. All'ora di cena o dopo cena appare abbastanza bassa sull'orizzonte ma brillantissima la stella Sirio. Dopo Sirio, a parte Sirio, ce ne sono solo altri due che sono più brillanti del Sole. Sono Procione, che è circa 7 volte più luminosa del Sole e leggermente più grande di Sirio anche se meno brillante, e poi la componente principale di Alfa Centauri che abbiamo visto prima essere poco più grande del Sole. Tutte le altre sono più piccole e deboli, spesso la loro luminosità è migliaia, 100.000 volte più deboli del Sole. Questo vuol dire che le stelle deboli, come per esempio Proxima Centauri, sono la grande maggioranza delle stelle. Le stelle invece grandi e brillanti sono una piccola percentuale, come si vede se consideriamo le stelle vicine. Quando si guarda al cielo di notte, le stelle che si vedono a occhio nudo sono quasi tutte molto più luminose del Sole, ma non rappresentano naturalmente la media delle stelle. Quelle che si vedono bene sono proprio le stelle brillanti, le più brillanti. Quelle deboli non si vedono e quindi a occhio nudo non le vediamo, ma ci sono e sono la maggioranza. Quindi la maggioranza delle stelle sono così. Vi faccio notare due stelline di cui parleremo tra poco. Sono Epsilon Eridani e Tau Ceti, sono due stelle che si vedono a occhio nudo ma sono un po' più piccole del Sole e hanno pianeti. E tempo, da molto tempo li si cerca e sono stati anche scoperti. Guardiamo anche questo filmatino che ci mostra sempre le stelle vicine, è un piccolo filmato realizzato dall'ESO che ci mostra in maniera un po' così più tridimensionale alcune fra le stelle vicine più importanti. Il Sole, Proxima e Alfa, queste qua, poi abbiamo altre stelle meno famose, questa Luman 16, un'altra una coppia di nane brune, molte altre stelle deboli e qualcuna un po' più brillante, la vedete per esempio Sirio, come vi dicevo poco fa, la più luminosa tra le stelle vicine, questa è Procione e così via. E questo ci dà un pochino l'idea di quello che sarà probabilmente la nostra prossima frontiera. Quando potremo, non subito, ma vedremo che ci accennavo, ci sta pensando come fare, cercheremo di raggiungere qualcuna di queste stelle. Quale? Beh, ovviamente Proxima ha il vantaggio rispetto alle altre di essere la più vicina, ma anche un altro grande vantaggio. Il 24 agosto 2016 è stata annunciata la scoperta di un pianeta intorno a Proxima Centauri. Quindi non è l'unica fra le stelle vicine ad avere pianeti, se ne conoscono anche altre, ve ne mostrerò qualcun altro tra poco, ma questa è la più vicina di tutte e ha un pianeta. Questa notizia è importantissima perché le caratteristiche del pianeta sono notevoli, sono molto interessanti. Questo pianeta, non si sa quasi nulla del pianeta, se non che la sua massa è stimata essere maggiore o uguale a un certo valore minimo che corrisponde a circa 1,3 masse terrestri, cioè a una massa che è poco maggiore di quella terrestre, 1,3 volte quella della Terra, ma questa è una stima minima della sua massa, cioè il valore vero è maggiore o uguale a questo. Questo perché è stato scoperto, non vedendolo direttamente, ma come la maggior parte dei pianeti extrasolari viene scoperto inferendone la presenza dall'osservazione di qualche anomalia nella luce della stella. È stato scoperto con un metodo, il metodo delle velocità radiali, si chiama spettroscopico, che per varie ragioni permette di inferire solo un valore minimo, una stima minima della massa di un pianeta e non un valore esatto. Ma considerazioni di ordine statistico fanno pensare che molto probabilmente la massa è sotto le tre masse terrestri, quindi compresa circa tra poco più la Terra e 2-3 volte la Terra, difficilmente di più. Quindi potrebbe essere un pianeta un pochino più grande della Terra, ma non tantissimo. E questo è notevole, perché? Perché ovviamente i pianeti sono fatti in tutti i modi possibili e immaginabili, non solo nel sistema solare, ma anche al di fuori. Ci sono pianeti che sono grandi 3 volte Giove, e ci sono pianeti che sono molto più piccoli della Terra, come Mercurio nel sistema solare, e quindi trovare un pianeta non significa automaticamente che sia uguale alla Terra, può essere molto diverso. Poi sentiamo un'altra cosa, il periodo orbitale di questo pianeta intorno alla stella è di 11,2 giorni, cioè il suo anno dura 11 giorni nostri, come dire che gli abitanti di questo pianeta festeggiano il Capodanno ogni 11 giorni circa, ok? Terrestri, quindi fanno festa molto più spesso di noi. E questo
perché tenete vicinissimo alla stella. La sua distanza media dalla stella è di circa un ventesimo della distanza Terra-Sole. Ok? Cioè 7 volte meno della distanza tra Sole e Mercurio. Allora potremmo chiederci, noi vorremmo vivere su un pianeta che dista da una stella 20 volte meno della Terra di quanto la Terra disti dal Sole? Beh, se la stella fosse come il Sole, no. Se andassimo così vicino al Sole, bruceremmo già prima di arrivare a quella distanza, ovviamente. Ma questa stella, non dobbiamo dimenticare, è 1000 volte più debole del Sole. E quindi bisogna andare vicino per star bene. Se noi fossimo, distassimo da Proxima quanto la Terra dal Sole, ci arriverebbe un millesimo dell'energia che arriva dal Sole, perché questa stella è debole, e suggeriremmo. E la Terra sarebbe un pianeta completamente ricoperto di ghiaccio, senza atmosfera, perché anche l'azoto dell'atmosfera ghiaccerebbe, diventerebbe ghiaccio d'azoto al suolo. Ok? Allora, questo pianeta in realtà non è messo così male. E dobbiamo introdurre un concetto che ce lo fa capire, del concetto di zona abitabile. Questo pianeta è nella zona abitabile della sua stella. Che cosa significa zona abitabile? Se noi consideriamo una stella, la zona abitabile, qui indicata da quella striscia verde, è quell'intervallo di distanza dalla stella, quella, diciamo, sezione di cerchio, quella corona circolare che circonda la stella, che ha le giuste condizioni climatiche potenzialmente, cioè dove non fa né troppo freddo né troppo caldo. Per essere più precisi, la si può definire come il range di distanze dove un pianeta potrebbe ospitare acqua allo stato liquido, cioè se c'è acqua non è necessariamente tutta ghiacciata né necessariamente tutta allo stato di vapore, potrebbe essere liquida e quindi potrebbe potenzialmente avere condizioni simili alla Terra. Non è detto, potrebbe non avere l'acqua. Potrebbe non avere un'atmosfera e quindi comunque essere molto diverso dalla Terra, o avere un'atmosfera fatta in maniera diversa. Insomma, il fatto che un pianeta senza zona abitabile non assicura che sia simile alla Terra, ma c'è qualche probabilità in più. Perlomeno potrebbe avere una temperatura simile a quella terrestre. Ovviamente più il pianeta, più la stella è brillante, più la zona abitabile va lontana. Se noi avessimo Sirio al posto del Sole, visto che Sirio è molto più brillante, la zona abitabile andrebbe dove c'è Giove nel nostro sistema, e Giove sarebbe tiepido, invece di avere una temperatura superficiale di 100 gradi sotto zero. Se invece abbiamo una stella più debole del Sole, la zona abitabile è la vicina, bisogna andare vicino, è come avere un calorifero che fa meno caldo e per stare bene dobbiamo avvicinarci al calorifero. Ok? Allora, si conoscono degli oltre 3.000 pianeti noti fino ad oggi, se ne conoscono alcune decine che sono in zona abitabile. Uno dei primi a essere scoperto, per fare un esempio, è stato un pianeta chiamato G della stella Grise 581, questa è una debole stella, una rana rossa abbastanza simile a Proxima Centauri, in realtà un pochino più grande e brillante, ma sempre molto più debole del Sole, e qui si vede la zona abitabile nel sistema solare e vicino a questa stella. Si vede che più la stella è piccola e debole, più la zona abitabile di questa striscia azzurrina chiara si avvicina alla stella. Nel nostro sistema solare, nella zona abitabile c'è la Terra ovviamente, e forse anche Marte, mentre invece per questa stella la zona abitabile vicina, che il pianeta Grise 581C è in piena zona abitabile. In realtà c'è qualche dubbio che esista realmente, è stato contestato, ma poi insomma gli astronomi ci hanno mitigato un po', sembra che ci sia davvero. In ogni caso se ne conoscono già diverse decine. Per inciso notiamo che la Terra è nella zona abitabile del sistema solare, ma il Sole sta, già da quando è nato, sta lentissimamente aumentando di raggio, di luminosità, e fra circa 1-2 miliardi di anni la zona abitabile oltrepasserà la Terra. Cioè la Terra uscirà dalla zona abitabile perché l'aumento di luminosità del Sole spingerà la zona abitabile più lontano. Però manca tra 1-2 miliardi di anni. Ok, possiamo stare tranquilli, non solo perché non riguarda noi, ma anche perché gli uomini, fra 1-2 miliardi di anni, cosa saranno gli uomini? O chi lo sa, un miliardo di anni fa c'erano solo gli organismi unicellulari, chissà fra un miliardo di anni che cosa saranno diventati, è anche impossibile immaginare. Comunque sia, tornando al nostro pianeta, il nostro pianeta è in zona abitabile. E vediamo adesso un filmatino che ci mostra un ipotetico viaggio fino a questo pianeta. Come si è fatto il pianeta non lo sappiamo, viene un po' immaginato, ma questo immaginiamo che sia Proxima Centauri. E il pianeta, Proxima B, il suo nome, come vedete, orbita nella zona abitabile, che è appunto questa
è indicata da questa corona verde più chiaro verso il bordo interno, ma potenzialmente se avesse un'atmosfera simile a quella terrestre o non troppo diversa e se avesse l'acqua, questa potrebbe essere allo stato liquido perché potrebbero esserci le giuste condizioni. Il limite di queste scoperte è che molto spesso quando si scopre un pianeta extrasolare quello che si sa è poco più del fatto che c'è il pianeta. Si sa che c'è, si ha una stima in questo caso anche abbastanza orientativa della massa, non esatta, la distanza, quella no, la si conosce bene, ma come sia fatto il pianeta, di che colore sia, se abbia un'atmosfera, spesso non si sa, in qualche caso c'è qualche informazione più si riesce a ricavare, ma in questo caso no. Quindi finora abbiamo visto qualcosa di plausibile, quello che stiamo vedendo adesso nel filmato è molto immaginario, è un po' più una speranza che altro. Potrebbe avere un'atmosfera e chissà acqua liquida, però questo per ora è del tutto ipotetico. Vabbè, potrebbe però, perché no? In realtà il fatto che questo pianeta abbia realmente un'atmosfera è un pochino dubbio, per una ragione. La ragione è che Proxima Centauri è una stella debole, piccola, ma non è tanto buona. Le stelle delle nane rosse, le stelle piccole, non sono sempre così care, diciamo, e gentili. Molto spesso sono stelle a flare, cioè stelle che mettono nello spazio delle esplosioni di particelle, tipo quelle che anche il Sole emette, ma fino a migliaia di volte più potenti. Cosa significa? Significa che questa stella ha, diciamo, ogni tanto delle emissioni di particelle ad altissima energia che colpiscono il pianeta, un pianeta così vicino. Questo pianeta, se non è protetto da un campo magnetico fortissimo che gli direbbe queste particelle che hanno carica elettrica, come quelle che vengono emesse dal Sole, queste particelle colpiscono il pianeta e se ha un'atmosfera tendono a strapparti la via. Il vento solare, cioè l'emissione di particelle da parte del Sole, che è meno intensa, molto meno intensa di quella emessa dalla Proxima Centauri, per esempio ha strappato l'atmosfera a Marte nel corso del tempo, perché Marte non ha un campo magnetico forte. Ok? Cioè succede davvero. Questo pianeta è molto a rischio. Un'eventuale atmosfera, per resistere, deve essere o continuamente rinnovata da qualche fenomeno geologico che non sappiamo, oppure, soprattutto, deve avere un campo magnetico potentissimo che la protegga, ed è anche in questo caso il dubbio che possa resistere. Quindi potrebbe esserci, ma anche no. C'è anche un altro problema. Il pianeta potrebbe essere una rotazione sincrona. Cosa vuol dire? Potrebbe rivolgere sempre la stessa faccia a Proxima Centauri, come fa la Luna con la Terra. Questa è una cosa che può avvenire con una certa frequenza quando un pianeta è molto vicino a una stella. La sincronia orbitale è causata da effetti mareali che dipendono fortemente dalla distanza tra due corpi celesti. Se due corpi celesti sono vicini, tendono ad essere fortissimi e quindi c'è un certo rischio che il pianeta rivolga sempre la stessa faccia alla stella. Se così fosse, come sarebbe questo pianeta? Sarebbe ovviamente caldissimo dalla parte e surgelato dall'altra, cioè sarebbe sì mediamente temperato. Ma serve poco dire che è mediamente temperato se poi da una parte ci sono 100 gradi e dall'altra meno 100. In media ci sono 0 gradi, ma quasi in nessun punto ci sono davvero. Se non fosse nei punti di confine tra l'emisfero illuminato e quello scuro, dove è sempre l'acqua al tramonto. Alcune simulazioni che sono state fatte mostrano che se questo pianeta avesse un'atmosfera molto densa, tipo quella terrestre o più, abbastanza densa, e un campo magnetico forte che la protegge, in realtà questa atmosfera potrebbe essere in grado di distribuire parzialmente il calore. Avrebbe una parte molto più calda, questa, una molto più fredda, quella azzurra, ma le differenze non sarebbero terribili. La parte calda arriverebbe a 20-30 gradi e quella fredda a meno 50, meno 60, meno 70. Insomma, farebbe freddo, ma non in maniera inimmaginabile, quindi c'è qualche speranza che comunque possa essere un pianeta magari abitabile. Non è così probabile, diciamo. Potrebbe non essere una rotazione sincrona, c'è il rischio ma non è sicuro, potrebbe essere, avere un'atmosfera protetta da un fortissimo campo magnetico. Diciamo che ci sono pianeti più promettenti, però questo è più vicino e quindi tra poco vedremo come possiamo cercare di raggiungerlo. Brevemente però citiamo anche gli altri pianeti delle stelle vicine e velocemente mostriamo i pianeti Epsilon Eridani. Epsilon Eridani è una stella a 10,5 anni luce, è un po' più grande e brillante di
Proxima Centauri ha meno del Sole, una categoria intermedia, una nana arancione, qui ci sono un po' di limitati, ha un pianeta che è un pianeta però non in zona abitabile, questa è un'immagine un po' di fantasia, il pianeta non è mai stato visto, è stato scoperto sempre in via indiretta, ma questo pianeta è un pianeta troppo lontano, ok? La stella è debole, relativamente debole, il pianeta è molto più lontano dalla stella, della Terra dal Sole, quindi è un pianeta freddo, tendenzialmente in zona non abitabile. Mentre invece l'altra stella che vi citavo prima, Tau Ceti, nella costellazione della Balena, è un'altra stella leggermente più piccola del Sole, ma abbastanza simile, la sua luminosità è metà di quella solare, e sembra che abbia un sistema di pianeti, di ben 5 pianeti almeno scoperti, più forse altri, sono stati annunciati nel 2012, e di questi pianeti, qui vediamo il sistema di Tau Ceti con la sua zona abitabile confrontato al sistema solare, due sono sui bordi della zona abitabile, uno sul bordo interno, uno sul bordo esterno, si pensa che siano un po' più grandi della Terra, ma non tantissimo, potrebbero avere condizioni ambientali simili forse più a Venere e a Marte che alla Terra, ma di nuovo non si può dire se non si sa come sono fatti più in dettaglio, ma potenzialmente sono interessanti. Anzi, diciamo che Tau Ceti, una stellina debole ma si vede occhio nudo nel cielo autunnale, prima della scoperta del pianeta di Proxima Centauri era il candidato per antonomasia, per mandare una sonda interstellare, il sistema planetario con pianeti in zona abitabile noto più vicino al sistema solare. Oggi questo primato viene conteso da maggiore vicinanza a quella del pianeta di Proxima, ma questo sistema rimane più promettente, perché il pianeta di Proxima, abbiamo detto, non si sa bene. Questa stella è più simile al Sole, più tranquilla, e rimane un target primario per il volo interstellare. Quando questo diventerà realtà, c'è da immaginare che Tau Ceti sia uno dei primissimi obiettivi. Non a caso, Tau Ceti ed Epsilon Eridani sono stati citati più volte nei film di fantascienza, perché si sa da tempo che sono stelle simili al Sole, sono le stelle più o meno simili al Sole, singole più vicine al Sole, studiate da decenni, e la stella Epsilon Eridani in particolare è la protagonista assoluta dei film di fantascienza, è stata viene citata anche nella sitcom Big Bang Theory, che è, diciamo, dove c'è un astrofisico che appunto tra le altre cose studia anche questa stella. Ce ne sono altre, poi stelle vicine, relativamente vicine con pianeti, ma già un po' più lontane, per esempio Pollux, c'è la costellazione dei Gemelli, a 34 anni luce di distanza da noi, è la stella in assoluto più brillante del cielo, intorno a cui è stato scoperto un pianeta. Anche altre ce l'avranno, di più brillanti, ma ad oggi è la più brillante, intorno a cui è stato scoperto un pianeta, la 17ª stella più brillante del cielo. Ma ora chiediamoci, dopo aver visto che i pianeti esistono, e che anche le stelle vicine ce li hanno, chiediamoci, e così arriviamo alla parte conclusiva, ma poi fondamentalmente centrale dell'incontro di oggi, che probabilità ci sono di riuscire a raggiungere un giorno. Riusciremo a raggiungerli con quale tecnologia? Come siamo messi oggi? Perché non mandiamo subito una sonda interstellare? Beh, oggi no. Abbiamo detto che c'è un problema di distanze non aggirabile. L'oggetto più lontano intorno a cui una sonda abbia fatto un flyby è Plutone, che è poco più lontano di Nettuno, che di entrambi distano sulle 4-5 ore luce da Terra. Ok? Nettuno e Plutone sono i corpi più lontani che sono stati fotografati da vicino da una sonda. L'oggetto più lontano, la Voyager 1, come abbiamo detto, è tra le 19 e le 20 ore luce da noi, e la stella più vicina, 4,25 anni luce. Allora si potrebbe pensare, vabbè, è lontana, intanto però mandiamo una sonda, ci mette quello che ci deve mettere, ma se mai la mandiamo, mai arriverà. Il problema è che oggi, se noi dirigessimo alla velocità attuale di poco meno di 20 km al secondo la sonda Voyager 1 verso Proxima Centauri, il tempo di volo stimato è di circa 80.000 anni, ok? Il problema è che noi la mandiamo non solo i nostri lontani discendenti, forse non se lo ricorderanno più e quando arriverà nessuno sarà più pensando a questa sonda, ma c'è un altro problema per cui non ha senso mandare né questa né le altre sonde che già ora stanno viaggiando verso alcune stelle che sono proprio le due Voyager, le due Pioneer di cui parlavo prima. Qui si vedono appunto le stelle verso cui sono diretti. La Voyager 1, per inciso, non è diretta verso una stella, ma fra 40.000 anni passerà a 1,6 anni luce da una debole stellina rossastra. Perché non ha senso mandarle adesso?
Perché se io mando adesso una sonda che arriverà là fra 80.000 anni, tutto fa pensare che fra 100 anni ne costruirò una che ci metterà molto meno per andare. E quindi non ha senso spedire adesso una sonda sapendo che certamente un'altra spedita dopo arriverà prima. Ok? E quindi avrà senso spedire una sonda verso una stella vicina solo quando il tempo di viaggio sarà non enormemente più lungo del tempo tipico dello sviluppo tecnologico. Solo allora avrà senso. Se il viaggio sarà di qualche decennio, posso immaginare di non trovare qualche tecnologia del tutto innovativa che in qualche decennio mi permetterà di arrivare prima. Ok? È come se io per raggiungere da Genova, per tornare in Val d'Aosta, stasera non c'è il treno, pensassi di camminarmi a piedi. Dico, beh, intanto vado, vabbè, ma il treno parte fra un'ora e mi supererai, inutile che mi comincio a dare a piedi, ammesso che sia capace di fare 300 km a piedi per tornare a casa. Quindi l'idea è, bisogna avere una tecnologia che abbatta questi 80.000 anni e li riduca di un fattore 1000 almeno, che li riduca a 80 anni, a un secolo, un ordine di grandezza di questo tipo. Ok? Allora, sembra una follia, ma se ci pensiamo, non è così impossibile. Proviamo a pensare a cosa è successo negli ultimi 100 anni. 100 anni fa, gli oggetti più veloci che avevamo mai costruito erano i primi biplani, ok? Che andavano, mettiamo, a 100 km all'ora in velocità o qualcosa del genere. Oggi siamo arrivati a 100.000 km all'ora, un po' meno, le sonde più veloci in assoluto viaggiano fra i 50 e i 60.000 km all'ora, ma diciamo che come ordine di grandezza in un secolo hanno aumentato di 1000 volte la velocità di crociera dei nostri oggetti più veloci. Allora, se questo sviluppo proseguirà con questo trend, fra un altro secolo andremo 1000 volte più veloci di oggi, che vuol dire un decimo della velocità della luce, e raggiungeremo prossima centauri non in 80.000 anni, ma in una cinquantina d'anni, 40 anni circa. Ok? Quindi, se questo trend continuerà, un po' di ottimismo, il viaggio sarebbe ridotto appunto a circa 40 anni, è lecito. Naturalmente nulla ci garantisce che durerà immutato. Certo, è possibile che il trend non continui immutato, potrebbe anche crescere addirittura la velocità di sviluppo tecnologico, o potrebbe rallentare. Ma se invece di 100 anni ce ne mettessimo 200, 300, che differenza fa? Per noi non fa differenza, d'accordo, ma nemmeno per l'umanità. Sono 50 anni che andiamo nello spazio, siamo su questo pianeta 200.000 anni, andarci 100 anni prima o 100 anni dopo, per l'umanità nel suo complesso non fa nessuna differenza. Siamo chiaramente in un periodo in cui lo sviluppo della tecnologia spaziale sta procedendo a una velocità elevatissima confrontata ai tempi storici, e quindi tutto fa pensare che ci andremo 100 anni prima o 100 anni dopo. Ok? Quindi, diciamo, siamo fiduciosi e cominciamo già ora però a pensare quali potrebbero essere le tecnologie che ci spingeranno là. Può darsi che sia lo sviluppo di una di queste che ci porterà su una stella vicina, può darsi che sia qualcosa di completamente diverso. Non lo sappiamo, però dobbiamo cominciare a lavorarci per spianare la strada ai velivoli, ai nostri discendenti, che poi ci andranno davvero. Un'osservazione che si potrebbe fare a questo punto è questa. Ma perché oggi non è possibile raggiungere velocità molto maggiori di quelle delle sonde che abbiamo citato prima? In definitiva, se io prendessi una sonda, la mettessi nello spazio e l'accelerassi con un'accelerazione costante, pari per esempio a un G, cioè alla stessa accelerazione di gravità che c'è alla superficie della Terra, che è un'accelerazione non esagerata, e prolungassi questa spinta per molto tempo, anche se l'accelerazione è modesta, se la applico per molto tempo, posso raggiungere velocità elevatissime. Le sonde che adesso vanno in giro per il sistema solare non sono accelerate in continuazione, sono accelerate quando partono da Terra, sono accelerate all'inizio del viaggio per dare una buona velocità, dopodiché i motori si spengono e viaggiano in maniera inerziale, nello spazio non c'è attrito, vanno tranquillamente. Certo, la gravità del Sole magari può rallentarle un po', ma se sono lontane la cosa non è così grave, e ogni tanto passano vicino a un pianeta che con la sua gravità le può deflettere, ma viaggiano in modo inerziale, in maniera molto rettilineo, uniforme nello spazio. Se quindi io le accelero per molto di più, se per esempio applicassi un'accelerazione di un G per un mese consecutivo, farei raggiungere una sonda un decimo della velocità della luce. Perché non lo facciamo? È semplice, perché per accelerare una sonda per un mese devo portare dietro un carburante che funzioni per un mese, che tenga acceso il motore per un mese. Quindi devo portare più propellente, ma il propellente va accelerato anche lui, e soprattutto se devo avere una quantità
carica romana che deve durare un mese senza mai spegnere il motore, questo sarebbe 100 volte più grande il massiccio della sonda. Quindi devo accelerare una massa 100 volte superiore, ma allora mi serve altro carburante per accelerare il carburante, il quale a sua volta aumenta ancora la massa e il circolo vizioso. Okay? Il problema è che con la combustione chimica, che è quella che si usa, per le sonde tipicamente si usa la combustione idrogeno-ossigeno, ma nella nostra automobile la combustione della benzina, sono sempre processi chimici di combustione, di ossidazione, diciamo. Questi processi non liberano tantissima energia per unità di massa, cioè un chilogrammo di propellente chimico libera tot energia, un po' più o un po' meno, ma più di tanto non può fare. Perché? Perché le combustioni chimiche, i processi chimici in generale, riarrangiano gli elettroni, le configurazioni degli elettroni degli atomi. Se io faccio reagire due composti chimici, gli elettroni cambiano le loro configurazioni, passano da certe energie ad energie più basse, e il plus di energia viene liberato e io posso, è quello che ricavo. Ma il problema è che gli elettroni negli atomi hanno energie molto piccole. Finché io uso gli elettroni, non posso ottenere più di tanto. Cambia tutto se io uso un altro tipo di propellente che rende molto più l'unità di massa per unità di massa e sono i processi nucleari. Cosa vuol dire? Che non vado a pasticciare con gli elettroni ma con i nucleoni, cioè i protoni e gli elettroni che costituiscono il nucleo dell'atomo. Le energie che posseggono i protoni e gli elettroni nel nucleo sono all'ordine di grandezza 10 milioni di volte superiori a quelle che hanno gli elettroni negli atomi. Cosa vuol dire? Che se io pasticcio con i nuclei per una certa quantità di propellenti io tiro fuori 10 milioni di volte più energia, molto di più. Ok? Il problema è che con i nuclei atomici se si pasticcia male si fanno pasticci grossi, guai seri, per esempio esplode tutto. Ok? Perché l'energia liberata è tantissima. La fusione nucleare, il processo che consiste nel fondere i nuclei più leggeri per formare i nuclei più pesanti, per esempio nuclei di idrogeno per formare l'elio o di deuterio che è un isotopo dell'idrogeno per formare sempre l'elio o altri elementi, sono processi che liberano un'enorme quantità di energia, così grande che noi sulla Terra purtroppo non la sappiamo controllare. E la fusione dell'idrogeno è la sorgente di energia del Sole, della maggior parte delle stelle, noi abbiamo cercato di riprodurla sulla Terra ma senza riuscirci in maniera controllata per ora. Okay? Cioè la fusione dell'idrogeno o del suo isotopo pesante, il deuterio in elio, se innescata tende a liberare così tanta energia che se cerchiamo di mantenere il processo attivo a un certo punto l'energia liberata è così tanta che esplode tutto, okay? Il processo diventa esplosivo. Non a caso la bomba più potente mai costruita sulla Terra è la bomba all'idrogeno, che sfrutta proprio la fusione nucleare e li produce solo in Terra, ma non in maniera controllata. D'accordo? E la ricerca della fusione controllata è una grandissima sfida per il futuro. Se riusciremo a controllare la fusione dell'idrogeno in elio, avremo a disposizione una sorgente di energia enorme che ci permetterà di dotare le sonde di poco combustibile con un'enorme resa, che sia in grado di accelerare ad altissime velocità, ma più in generale di ricavare enormi quantità di energia da usare sulla Terra per scopi civili. Tanto per darvi un'idea, pensate che in un secchiello d'acqua, l'idrogeno contenuto in un secchiello d'acqua, se facesse fusione in elio e se l'energia prodotta fosse controllata completamente, potrebbe tenere accesa la città di Genova per un mese più o meno. Ok? E questo pochi chilogrammi di materia. La fusione è anche molto più energetica della fissione e ha un ulteriore vantaggio, non produce scorie nucleari. Ok? Produce l'elio, che è un gas inerte. Insomma, è una strada assolutamente promettente, interessante da molti punti di vista. Dobbiamo però ancora imparare a controllarla, ma è una strada che in futuro potrebbe portarci ad avere energia per usi civili e anche un tipo di combustibile estremamente efficiente da mettere sulla sonda. Da dove viene l'energia prodotta dalla fusione? L'energia prodotta dalla fusione deriva dal cosiddetto difetto di massa. Ce ne abbiamo una certa quantità di massa che partecipa alla reazione di fusione, che sono i 4 nuclei di idrogeno, per esempio, nel caso della fusione idrogeno-elio, e la massa di questi 4 nuclei è leggermente maggiore della massa del nucleo di elio che si viene a creare. E la massa che scompare diventa un'altra forma di energia, che è quella che viene emessa dalla fusione.
E com'è possibile questo? È possibile perché la celebre formula di Einstein E uguale mc4, che è la formula di fisica più, forse più nota di tutti i tempi, più riprodotta su magliette, poster e cose del genere, dice proprio questo, che la massa è una forma di energia come le altre e può essere trasformata in energia di altro tipo. E per lo più l'energia che si ottiene è data dalla massa moltiplicato per un numero grandissimo, c4, che è la velocità della luce nel mondo attuale. Durante il processo di fusione nucleare, idrogeno e elio, scompare il 7 per 1000 della massa iniziale e questa massa diventa l'energia liberata dalla fusione. Quindi si tratta di innescare la fusione nucleare, idrogeno o deuterio, diciamo, ci sono varie possibili reazioni che vengono studiate, in elio. L'energia liberata, controllarla in qualche modo. E costruire un piccolo motore attaccato a una sonda, questa energia liberata dovrebbe essere usata per scaldare un gas ad altissima temperatura. Questo gas scaldato ad altissima temperatura tende a espandersi velocemente e questa pressione dovrebbe essere convogliata nell'oggetto posteriore di un razzo in modo che il gas venga emesso ad altissima velocità nello spazio e spinge la sonda in avanti. Tutto facile da dire, molto meno da fare ovviamente. Ma per darvi l'idea della rete della fusione, rispetto alla combustione chimica, pensate che per spedire in orbita una navetta come era lo shuttle, se usassimo la fusione nucleare ci basterebbe un grammo di idrogeno. L'energia prodotta sarebbe sufficiente a spedirlo in orbita, non 10 tonnellate di idrogeno e ossigeno liquidi, basterebbe un grammo di combustibile. Questo dà l'idea che questa potrebbe essere la soluzione. In effetti sono stati immaginati degli scenari, per ora ancora poco fantascientifici, come per esempio il cosiddetto Ramjet, che è un'astronave alimentata da un motore a fusione che tra l'altro è dotata sul davanti di un enorme imbuto che ha lo scopo di raccogliere idrogeno interstellare, perché c'è un ulteriore vantaggio, che non solo la fusione idrogeno-elio produce moltissima energia, ma anche che l'idrogeno si trova anche nello spazio. Cioè non dobbiamo nemmeno portarci da casa tutto il combustibile, perché nello spazio abbiamo una specie di fornitura di idrogeno a bassissima densità. Ce n'è pochissimo, diciamo un atomo di idrogeno ogni centimetro cubo nello spazio interstellare, ma un oggetto che viaggiasse a un decimo della velocità della luce e avesse un enorme imbuto largo un chilometro, riuscirebbe a raccogliere una certa quantità, anche grazie alla velocità con cui spazierebbe questa tenuissima componente di materia. E quindi questa tecnologia non è ancora fattibile, ma è abbastanza promettente, potrebbe essere il modo che ci spingerà verso le stelle vicine. Addirittura già negli anni '80 era stato studiato un progetto che si chiamava progetto Daedalus, che si basava proprio sul motore a fusione. Questo astronave, secondo i primi progetti, doveva essere lunga 200 metri, essere alimentata appunto da un Ramjet e essere dotata di 18 sonde figlie che sarebbero state sganciate in prossimità di una stella vicina. Si pensava di spedirlo verso la stella di Barnard, che è la seconda stella più vicina al sistema solare dopo il sistema di Alfa Centauri e Proxima, si trova a circa 6 anni luce di distanza, e si pensava di spedirla lì perché negli anni 70 e 80, inizio anni 80, si pensava che avesse dei pianeti questa stella, che fossero stati scoperti dei pianeti che orbitavano intorno, che poi si è scoperto che in realtà non esistono, era un errore di interpretazione dei dati. Quindi in un certo senso per fortuna non si è mandata, perché sarebbe mandata verso la stella sbagliata, anche se sarebbe ovviamente stato comunque un grandissimo successo. In ogni caso la fusione ancora non la sappiamo controllare, quindi questo progetto è rimasto sulla carta, anche se recentemente il progetto cosiddetto Icarus ha ripreso lo spirito del progetto Daedalus e ultimamente si è tornati a discutere del motore a fusione. Questo progetto Icarus è promosso anche dalla società interplanetaria britannica, una società insieme a una società privata, ha un merito di aver rimesso intorno a un tavolo fisici e ingegneri per studiare ancora il problema e cercare di capire che cosa dobbiamo fare. Quindi per ora non lo possiamo fare, ma in futuro non lo si ci sono altre due tecnologie che sono state proposte, che vi cito velocemente, soprattutto la seconda è promettente, la prima non tanto, ma viene a volte discussa, ed è l'antimateria. Che cos'è l'antimateria? L'antimateria è un tipo di materia, come quella ordinaria, che ha caratteristiche simili, ma in alcuni casi opposte a quelle della materia ordinaria.
Le particelle che costituiscono la materia di cui siamo fatti noi, protoni, elettroni, eccetera, hanno delle antiparticelle che hanno un esempio carica elettrica opposta. Hanno alcune caratteristiche simili, della stessa massa, ma alcune opposte. E questa costituisce l'antimateria. Perché l'antimateria è interessante? Perché l'antimateria ha una proprietà. Se interagisce con la materia, se una particella interagisce con la propria antiparticella, entrambe si convertono in energia. Ma in questo caso l'intera massa iniziale viene convertita in energia, mentre nel caso della fusione era solo una piccola parte, era circa il 7 per 1000. Questo significa che se io ho un po' di materia e un po' di antimateria e le faccio colpire, l'energia liberata è enorme, perché tutta la massa diventa energia secondo l'equazione di E uguale a mc². In questo caso, per esempio, se io avessi 2 kg uno di materia e uno di antimateria li faccio collidere, l'energia prodotta è sufficiente per tenere acceso tutto il mondo per 4 ore. Ok? Cioè supplirei l'energia che tutta l'umanità consuma in 4 ore, 2 kg di massa, non milioni di tonnellate di combustibili fossili che vengono bruciati ogni ora sulla Terra. Il problema non è lo stesso di prima, non si sa controllare se la materia e l'antimateria collidono, l'energia viene liberata tutta insieme e ovviamente in maniera esplosiva. Inoltre, l'antimateria sulla Terra non c'è. Ce n'è pochissima che viene prodotta solo dai raggi cosmici, credo, da fenomeni, singole particelle. Bisogna produrla, e per produrla ci vuole un acceleratore di particelle. Quindi bisognerebbe mettere in funzione tutti gli acceleratori del mondo a produrre antimateria, che poi andrebbe isolata dalla materia, perché appena si avvicina rilascia energia, messa nel vuoto più spinto e trasferita sulla sonda e poi fatta collidere lentamente in maniera controllata con la materia. Evidentemente qualcosa di tecnologicamente realizzabile. E inoltre, diciamo, il prezzo per chilogrammo dell'antimateria è inimmaginabile. Per produrre un chilogrammo di antimateria bisogna far funzionare gli acceleratori di particelle e anche i tempi di produzione. Allo stato attuale, per produrre un chilogrammo di antimateria serve più tempo di quello che è passato dal Big Bang a oggi. Ok? Quindi è assolutamente impossibile, anche se in un domani magari il tasso, diciamo, di produzione aumenterà moltissimo. Però questo sembra una cosa ancora più esotico della fusione nucleare. C'è poi la terza possibilità, che è quella che oggi è ritenuta più realistica. Questa terza possibilità è data dalle vele laser. E di che cosa si tratta? Qual è il propellente? Da dove viene tirata fuori l'energia che accelera una sonda? La sonda è dotata di una grande vela. Ovviamente non è il vento che la soffia nello spazio, non c'è niente. Che cosa spinge questa vela? La luce. La luce di un laser potentissimo puntato sulla vela. Com'è possibile che la luce possa accelerare un oggetto? La luce è costituita di particelle, di fotoni, che non hanno massa a riposo e viaggiano a velocità della luce, ma hanno una certa quantità di moto. Cosa vuol dire? Che se sbattono contro qualcosa, li trasferiscono la propria quantità di moto, lo possono spostare, lo possono accelerare, esercitano una pressione sugli oggetti verso cui sono indirizzati. Questa cosa può sembrare un po' strana, la luce esercita una pressione. Se ci pensate, non ci è mai successo di accendere una torcia, puntarla sul nostro amico e scagliarlo lontano con la luce della fotoccia, ovviamente, ok? Perché la pressione è bassissima, ma se un laser fosse potentissimo e diretto in maniera continua su un oggetto, molto leggero, all'inizio lentissimamente e poi pian piano sempre di più, questo oggetto verrebbe accelerato. Cioè l'idea è, lo accelero poco, ma per tanto tempo. Ok? Lo posso fare perché non mi devo portare il combustibile da casa. Il laser lo sparo qui dalla Terra sulla vela. La luce del laser ha un ulteriore vantaggio, che non si disperde nello spazio. Anche quando la vela è lontana, se io lo punto bene, rimane sempre perfettamente collimata contro l'oggetto verso cui la voglio spedire. E quindi l'idea è proprio questa, di costruire una vela leggerissima e buttarla la luce di un laser. Qual è il problema che va superato, che ancora ci impedisce di fare questo? Il problema sta nel fatto che una leggerissima vela che venisse accelerata al decimo della velocità della luce, muovendosi nello spazio, butterebbe contro le particelle di polvere interstellare. Nello spazio non c'è il vuoto assoluto, oltre agli atomi di idrogeno che il Ranger potrebbe raccogliere, ci sono anche dei piccoli granelli di polvere, grandi meno di un millimetro in media, e ce ne sono pochissimi.
Ma viaggiando a un decimo della velocità della luce, qualcuno prima o poi lo raccolgo, e a quella velocità un grande polvere grande, un micron, avrebbe un'energia pari a quella di un proiettile in volo. Ok? Sarebbe come se durante l'intero viaggio ci fosse qualcuno che con una mitragliatrice spara contro la vela. Ok? Andrebbe in mille pezzi, dopo un pochino di tempo, difficilissimo che potrebbe resistere per molto tempo, perché questi oggetti la distruggerebbero. Allora, un'idea che è stata proposta, tra gli altri, da un gruppo di studiosi, tra cui Stephen Hawking, che vediamo in questa immagine, è stata quella di mandarne tante. Così ne mandiamo 1999 verranno distrutte, ma magari ci va bene e una arriva. Anche perché possono essere piccoline. Oggi una microcamera è già in grado di prendere immagini già molto dettagliate del pianeta, per esempio di Proxima Centauri, quindi invece di costruire una sola enorme vela con tantissima attrezzatura scientifica, sapendo che quasi certamente verrà distrutta dagli urti con la polvere interstellare, ne facciamo tantissime, ognuna con una piccola telecamera ci manderà magari una sola immagine, ma sarà meglio che niente. Questo gruppo ha dato vita al progetto chiamato Breakthrough Starshot, c'è anche l'immancabile miliardario russo, il Yuri Miller, che ha dato i suoi fondi, anche Zuckerberg di Facebook ha dato $1 milioni per dare il suo piccolo, peraltro ben poco rispetto ai costi coinvolti per dare il suo contributo, e comunque vediamo un attimo come dovrebbe funzionare il progetto in questo rendering, questo filmato realizzato sempre dall'ESO. Si vede più o meno come funziona. Abbiamo, adesso dovrebbe partire nello spazio, una struttura che genera le... vediamo se provo a schiacciare, se no lo prendesco dalla presentazione, lo vediamo. Allora, riproviamo. Abbiamo i lanci della Terra, nello spazio verrebbero costruite da una stazione orbitante queste piccole vele, piccole leggere, e le messe in gran numero una dopo l'altra. Da terra i laser si orienterebbero in maniera precisissima, dovrebbero essere tanti per esercitare una buona pressione, diciamo forse l'energia richiesta è quella di parecchie centrali nucleari, ma non una quantità inarrivabile, e lentamente questo fascio laser accelererebbe le nostre vele. Di questo progetto si parla come di qualcosa di relativamente fattibile. In realtà, come dicevo, per ora cosa non lo rende immediatamente fattibile? Il fatto che l'energia richiesta ai laser sarebbe ancora alta per gli standard attuali, forse paragonabile all'output energetico di tutte le centrali nucleari della Terra messe insieme, o anche qualcosa di più. Però magari tra una generazione sarà possibile farlo. Inoltre il materiale delle vele non potrebbe resistere a questo viaggio. Questa qui vediamo un viaggio immaginario verso Proxima, verso il pianeta, e la nostra vela passerebbe vicino a una velocità stimata pari al 20% della velocità della luce. E faremmo magari solo una foto. E questa è un po' l'idea di quello che potrebbe essere una o due foto mentre ti passa vicino velocissimo. Attualmente le probabilità, come dicevo, che sopravviva al viaggio sono bassissime, però forse costruendo le tante, diciamo. Ecco, probabilmente oggi nessuno se la sentirebbe di impiegare $1 miliardo per costruire un'attrezzatura e 1000 vele, sapendo che se 999 erano distrutte forse tutte 1000. È un pochino al limite, però magari con nuovi materiali e fra una generazione o due con una quantità di energia a disposizione maggiore per costruire i laser, questo forse è il più realistico fra i progetti. Questo che vi mostro è un altro filmatino che è sempre realizzato dall'ESO, che mostra il possibile viaggio verso il pianeta di Proxima Centauri da parte di una di queste vele laser, e di nuovo l'incontro col pianeta è, come dire, è simulato alla velocità di 20% della velocità della luce in tempo reale, cioè quello che vedrebbe realmente la sonda, se arrivasse lì, come tempistico, potrebbe il pianeta aumentare di dimensione con questa velocità, lo vedremo in flyby. Pronti a scattare foto 1, 2, 3, 5, 10, speriamo che non si incetti proprio in quel momento la macchina fotografica, la telecamera, e basta. Dopodiché continueremo a dare uno spazio perché non ha nessun sistema per frenarla e per non farla orbitare, però sarebbe una cosa comunque epocale, sarebbe un passo avanti enorme comunque, perché per la prima volta vedremo un'altra stella e un pianeta di un altro sistema planetario da vicino. Difficile dare dei tempi, sicuramente non brevi, però forse la fine.
fine del secolo è un tempo sensato per un metodo basato sulle leve laser o la fusione nucleare. Naturalmente è impossibile dare una stima precisa, è ragionevole un tempo di quest'ordine, secondo me, non fosse altro che sulla base dell'estrapolazione delle cose che abbiamo detto prima. Lasciamo infine un'ultima considerazione, un ultimo argomento che vorrei accennare brevemente riguarda il futuro ancora più lontano. Quindi supponiamo di riuscire entro un secolo, o magari anche un po' meno, a mandare la prima sonda verso una stella vicina che faccia almeno qualche foto della stella e dei pianeti. Un passo avanti enorme nella storia dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Ma su tempi ancora più lunghi, molto più lunghi, cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che diventi realtà anche quello che oggi fa parte solo dei sogni fantascientifici, l'esplorazione umana dello spazio al di fuori del sistema solare. Naturalmente parlare di esplorazione umana è qualcosa che ci porta molto più in là nel futuro, ma già sono state immaginate per ora a livello più che altro di fantascienza dei possibili scenari che sono entrati anche in opere più o meno popolari, in film e quant'altro, come per esempio l'idea dell'arca generazionale. Cioè l'idea è che si potrebbe provare a mandare un domani più o meno lontano un equipaggio, un gruppo di persone nello spazio verso la volta di una stella vicina, anche se non necessariamente riusciranno a raggiungerla nel corso della loro vita. L'idea è che si crei una colonia viaggiante in cui i figli dei figli dei figli delle persone che partono potrebbero arrivare verso una stella dopo un numero imprecisato di generazioni. Quindi ci sarebbero, secondo questa idea che non è quella dell'arca generazionale, ci sarebbero delle generazioni che si susseguono per l'intera vita all'interno di una nave che viaggia nello spazio. E quindi questa nave dovrebbe avere certe caratteristiche. Prima di tutto ci vuole una gravità artificiale, perché noi non possiamo vivere a lungo in assenza del nostro peso, che è necessario per far funzionare bene il nostro corpo. E quindi dovrebbe essere, per esempio, come si vede nei film di fantascienza, una nave circolare che ruota su se stessa in modo che genera, diciamo, l'accelerazione centripeta generata dalle paratie esterne, o se volete chiamare la forza centrifuga, anche se è un termine un po' meno corretto da usare, genererebbe una sensazione di gravità artificiale. Ok? Naturalmente, se bisogna starci su a lungo, e qualcuno anche per tutta la vita, dovrebbe anche essere magari bella e comoda. Ok? Non potrebbe essere come nel film di Odissea nello spazio, dovrebbero esserci insediamenti, boschi, laghi, insomma, quello che gli piaceva alla vita. Il problema di questo scenario, che è stato esplorato per esempio in un bellissimo romanzo di fantascienza che è Universo di Heinlein, è che le persone che passano l'intera vita sulla nave perderebbero probabilmente il senso della missione. Che senso avrebbe per chi passa l'intera vita, lui, i suoi figli, i suoi discendenti sulla nave, l'idea che sta andando da Terra a un altro pianeta quando non ha mai visto un pianeta? L'idea della Terra non avrebbe nessun senso per lui, come nemmeno lo scopo della missione. Quindi lo scopo potrebbe essere perso durante la missione. Potrebbe, anzi molto probabilmente, quasi certamente, nascerebbe un nuovo tipo di contesto sociale completamente diverso, un'antropologia diversa. Gli uomini agirebbero in maniera completamente diversa. E questo che viene proprio studiato, viene proposto in questo bel romanzo di fantascienza, Universo, in cui si immagina che una nave generazionale diretta verso, mi sembra proprio Proxima Centauri, gli uomini a bordo perdono completamente il senso della missione, per loro l'universo diventa la nave, tutto ciò che esiste, e si dimenticano completamente da dove sono partiti, dove stanno andando, poi ci sono poi le immancabili rivolte, divisioni, eccetera, e alla fine un gruppo sparuto di personaggi riesce a recuperare il senso della missione e a ritrovare, grazie ai libri di bordo scritti centinaia di secoli prima, riescono a reinterpretarli, a capire cosa stanno da fare, dove a sbarcare sul pianeta. Però è chiaro che ci porremo un contesto in cui diventa un pochino complesso parlare di esplorazione umana dello spazio. Questo gruppo di persone diventerebbe qualcos'altro. A maggior ragione se l'esplorazione durasse tempi lunghissimi, se durasse 100.000 anni il viaggio, addirittura la biologia potrebbe agire, i processi evolutivi sottoposti a un ambiente completamente diverso rispetto alla Terra, questi uomini si evolverebbero in qualcos'altro probabilmente. E se noi tornassimo a vederli fra un milione di anni, li riconosceremmo, o magari ci sembrerebbero come le scimmie antropomorfe o via loro, cioè anche diciamo in tempi così lunghi naturalmente anche la pressione evolutiva potrebbe addirittura far divergere le specie e quindi
non è più una vera e propria esplorazione umana dello spazio. Questo è anche un altro, diciamo, aspetto che bisogna considerare quando si passa a considerare la frontiera dello spazio, soprattutto se molto lontana. Noi siamo abituati a pensare tutto secondo i nostri parametri di spazio e di tempo, quelli che sono inseriti nella nostra mente, che si è sviluppata qua sulla Terra, ma quando ci addentriamo negli sterminati spazi interstellari le cose cambiano. Gli spazi sono enormi, i tempi possono non essere più i tempi dell'uomo, e allora diciamo ci troviamo di fronte a nuovi problemi che dovremo affrontare, non tanto per la nostra sonda automatica, magari la vera laser che attraverso Proxima magari fra un secolo, ci metterà un secolo per andare, ma quando davvero si arriverà il momento, che forse verrà, non lo sa nessuno, di colonizzare altri mondi in un futuro lontanissimo, beh, qui dobbiamo necessariamente capire che ci dovremmo porre delle domande, nasceranno dei quesiti che oggi forse riusciamo a stento a immaginare. Per concludere, vi faccio vedere ancora un paio di immagini. Una ci mostra che poi esiste anche la fantafisica, esistono anche e vengono ampiamente saccheggiati dai film di fantascienza anche altri scenari, per esempio i wormholes, cioè le cavità, diciamo i cunicoli spazio-temporali che collegano diverse regioni dello spazio-tempo e che permettono per esempio di viaggiare da un punto dello spazio molto lontano, questo scenario che viene sviluppato nel film Interstellar per esempio, o nel romanzo del film Contact di Carl Sagan e poi il film di Vitaly Zemeckis, se ricordo bene. Naturalmente questo è fantafisica perché sappiamo che le leggi della fisica prevedono che possano esistere queste strutture, ma nessuno sa se esistono davvero, se ci sono, dove andare a trovarne una o come formarne una. Non sappiamo se ci tuffiamo dentro, dove riemergiamo, se riemergiamo tutti interi anche, non sappiamo come tornare indietro, non sappiamo se magari questo oggetto divora la Terra e buonanotte. Quindi però si sa solo che non sono impossibili dal punto di vista fisico, ma appartengono completamente al regno della fantascienza. Una società che si occupa di visionari, di persone visionarie, forse anche un pochino troppo, che si occupa di scenari del genere, ha fatto uno studio di fattibilità addirittura su wormholes e hanno scritto una serie di conclusioni, non so se si legge da lontano, si legge comunque che è possibile il viaggio nel futuro, secondo questi studi, è possibile il viaggio nel passato, il trasporto di materia, è possibile portare materia di tipo esotica, eccetera, eccetera, l'unica cosa che non è possibile, che rossa, è technically viable, fattibile tecnicamente, no. Cioè, si potrebbe fare di tutto, viaggiare nel futuro, nel passato, però non si può fare. Quindi, va bene, d'accordo, in effetti si era capito che le cose stessero così. Allora, lasciamo quindi questi problemi a un futuro lontano, a se ricordarci di tra pochissimo tempo. Per concludere, però, vi vorrei mostrare un'altra cosa, un'ultima immagine, anzi, più che un'immagine, vorrei fare pure un piccolo viaggio virtuale dalla Terra a Proxima Centauri. Per far questo devo però scollegarmi dal mio computer e collegarmi a quest'altro, perché qui sta un software che volevo usare insieme a voi e che vi consiglio anche, quindi ora tolgo il mio computer e mi collego a quello che Alessandro gentilmente ha messo a disposizione, perché questo software permette proprio di visualizzare in maniera tridimensionale, realistica, diciamo sulla base delle conoscenze attuali, i sistemi planetari vicini al Sistema Solare, tra cui quello di Proxima. Allora, un attimo solo che vediamo se va tutto bene, riesco e si vede là. Ok. Allora, questo software si chiama NASA's Eyes, gli occhi della NASA, è un programma libero, potete scaricarlo da internet quando tornate a casa. È un programma che installa un'app sul vostro computer e poi però richiede per funzionare un collegamento alla rete, cioè c'è un'app che viene installata che va a pescare i dati sempre dal server della NASA e possiamo guardare Eyes on Exoplanets, fare un viaggio immaginario verso un esopianeta, per esempio quello di Proxima. Sono inseriti e aggiornati continuamente i dati su tutti gli esopianeti noti, o almeno la maggior parte. Ho visto che non ne ho trovato qualcuno che mi interessava, almeno quelli ritenuti più certi sono inseriti all'interno del nostro programma. Adesso ci vorrà forse un attimino perché parta. Quando il nostro programma parte ci mostra la Terra, poi ci chiederà di scegliere l'esopianeta verso cui ci vogliamo dirigere.
Naturalmente noi proveremo a fare il viaggio verso quello, ecco qui la Terra, verso quello di Prossima Centauri. Allora, possiamo innanzitutto vedere i pianeti scoperti finora, come verrebbero visti se ci trovassimo a 1000 anni luce dalla Terra, ok? Quello che c'è il Sistema Solare, questi sono tutti gli esopianeti scoperti finora. Si può andare anche molto più lontano e così via. Ora proviamo a cercare invece il nostro pianeta preferito, Proxima, pianeta di Proxima. Allora, Proxima, vediamo qui, ci chiede Proxima Centauri B e noi andiamo da lui a vederlo da vicino. Ci sono varie possibilità, possiamo scegliere la visione del pianeta da solo o del sistema planetario. Il pianeta non sappiamo come è fatto, quindi questo è un rendering di fantasia naturalmente, ma possiamo chiedere di vedere come è fatto il sistema planetario. Se vediamo il sistema planetario vediamo la stella Proxima e l'orbita del pianeta per quanto se ne sa. Per esempio non si sa l'inclinazione di quest'orbita rispetto alla linea di vista e quindi qui è messa in maniera immagine. Diciamo casuale, ma la distanza è messa in secondo i dati noti, alla distanza giusta rispetto alla zona abitabile che può essere visualizzata. Quindi abbiamo la zona abitabile e si vede il pianeta che si trova nella parte più interna della zona abitabile. Lo si può paragonare anche al nostro sistema solare, vedete Mercurio, Venere, si vede che il pianeta orbita molto vicino alla stella, ma è in zona abitabile perché la stella è molto debole. Torniamo alla visione del sistema planetario nel suo complesso, si può anche, una volta visto il sistema, usando il puntatore sullo schermo, vedere da diversi punti di vista, ok? Cioè si può girare da una parte all'altra rispetto al sistema planetario e quindi lo vediamo in vari modi. Girando in questo modo possiamo vedere anche una ricostruzione sullo sfondo del cielo, come lo si vedrebbe da questa zona dello spazio. E quindi quelle che vediamo sullo sfondo sono proprio le costellazioni come le vedremmo se viaggiassimo, se andassimo fino là, nella zona dove si trova questo pianeta. Ora sarebbe interessante andare a trovare il Sole, eccolo qui, se noi ci mettiamo per esempio qui, questo puntino, Sun, è il Sole come lo si vedrebbe da Proxima Centauri. Siccome la Proxima Centauri è la stella più vicina, il Sole è una tra le stelle più brillanti del cielo, è la sesta o settima stella più brillante del cielo, più o meno come Procione nel nostro cielo, non proprio la più brillante di tutte, ma una stella assolutamente cospicua. Chi è pratico, conosce un po' le costellazioni, potrà notare che vicino al Sole si riconoscono ancora alcune costellazioni. Qui vedete, questo è un pezzo della W di Cassiopea, anzi c'è tutta, è quasi identica come la vediamo da Terra, è solo leggermente diversa. Qui abbiamo Perseo con Mirfa che è Argol, questo è Perseo, qui c'è tutta la struttura di Perseo e vicino a Perseo ci sono le Pleiadi, eccole qua, le Pleiadi. E qui sotto c'è il muso del toro con la debarana un po' spostata e Orione praticamente identico. Perché praticamente identico? Perché abbiamo viaggiato per raggiungere Proxima Centauri una distanza pari a 9000 volte la distanza di Nettuno, ma su scala galattica quasi non ci siamo mossi. Se paragoniamo la galassia a una città, andare da noi a Proxima Centauri è come andare da casa nostra all'edificio di fronte. Qualche edificio vicino lo vediamo un po' spostato, e sono le stelle vicine, ma la maggior parte degli edifici lontani, tra i cieli lontani, sono nella stessa posizione identica, come le stelle di Orione, che distano, Betelgeuse 600 anni luce, anni nella mezza cintura oltre 1300, praticamente gli abitanti del pianeta di Proxima B, se esistono, riconoscerebbero quasi tutte le costellazioni che guardiamo noi, chissà come le chiamano, ma vedrebbero il Sole, che per loro sarebbe una delle stelle più brillanti del loro cielo. Ok, con questo concludo, vi invito a scaricare il software, a giocarsi, è molto divertente e istruttivo. Tempo qualche minuto, penso, forse di sì, se di Alessandra.
nel caso ci sia qualche domanda, qualche curiosità, qualche spunto, siamo assolutamente a disposizione. Ale, porta il microfono. Sì. Aspetti un secondo, aspetti un attimo così la. Sì, dunque, le ragioni, io credo di sì, le ragioni principali sono, per cui non si va, sono i costi di sicuro, però neanche tanto, perché il costo stimato è come ordine di grandezza 1.000 miliardi di dollari, 1.000 miliardi di dollari è il bilancio di tutte le agenzie spaziali del mondo sommate insieme per 10 anni. Quindi basterebbe che per 10 anni tutte le più grandi agenzie si mettessero d'accordo e si tirerebbero fuori. È meno di quanto venga speso in un solo anno per spese militari al mondo, ok? I problemi che restano sono di tipo logistico e medico più che altro. Gli uomini ancora non sono in grado di stare un anno fuori dalla Terra in sicurezza. La missione minima su Marte, quella che si chiama missione in opposizione, prevede di andare a fare un Marte vicino alla Terra, andare e tornare subito, ma il tutto richiede circa un anno. Tra andare, accelerare, arrivare, frenare, orbitare, scendere, tornare, un anno. Un anno noi nello spazio abbiamo problemi. L'assenza di gravità atrofizza il corpo, anche in tempi più lenti. Inoltre le radiazioni presenti nello spazio sono schermate solo parzialmente in una capsula, anche se stiamo all'interno di una navicella spaziale. I raggi cosmici per esempio, la attraversano e una dose eccessiva può essere pericolosa per la salute. Si tratta di trovare dei materiali migliori di quelli attuali per proteggere gli astronauti, magari dei campi elettromagnetici molto forti che deflettono le particelle energetiche che arrivano dalle profondità dello spazio e delle tecniche mediche che permettano di stare in salute, nulla di irraggiungibile forse in 20 o 30 anni. Quando infatti recentemente il Presidente Obama, mi scuso ma lo chiamo ancora Presidente, ha detto che l'obiettivo del 2040 è realistico, non sembra un problema solo lontano. Speriamo di riuscire a vedere questo grandissimo passo. Tra 1 e 2 miliardi di anni da oggi, non è che non sia un problema per noi, non è un problema per l'uomo, perché tra 1 miliardo di anni l'uomo non sarà più l'uomo, chissà cosa sarà, ecco, però chiaramente è simile a quello che c'è adesso. Va bene, ok, grazie.